Uomini e donne anticipazioni, Gemma piange per Giorgio, bacio per Tina. Un bacio inaspettato tra un cavaliere e l'opinionista Tina Cipollari. Oggi 24 gennaio si sono registrate le nuove puntate del Trono Over di Uomini e Donne. La trasmissione inizia in modo scoppiettante. Maria De Filippi nota che Tina Cipollari punta gli occhi nel verso opposto rispetto al cavaliere Domenico. Egli non ha mai negato l'interesse verso l'opinionista e lo ribadisce. Durante un momento di distrazione, però, il cavaliere parte all'attacco e ruba un bacio a stampo a Tina, la quale lascia immediatamente lo studio. Domenico segue la Cipollari dietro le quinte e cerca nuovamente di baciarla, senza riuscirci. Dopo il recall della scorsa puntata, Giorgio si trova di fronte a Gemma. La torinese è rimasta male per alcune dichiarazioni rilasciate dal suo ex fidanzato in un'intervista. In sostanza pare che Giorgio abbia detto di essere ancora innamorato della Galgani. Secondo quest'ultima però il fiorentino, in presenza di Tina, cambia rotta. La dama piange continuamente, soprattutto quando il cavaliere smentisce ciò che è stato scritto da alcuni giornali. Gemma si era illusa di poter creare una nuova vita insieme, ma deve accontentarsi di un semplice ballo. Una dama e un cavaliere, invece, lasciano il programma insieme. Si tratta di Clara e Benino, i due penseranno alla città in cui vivere, intanto il cavaliere omaggia la sua dama con un mazzo di fiori. Marco A. È uscito con Grazia ma ha voluto conoscere altre donne. A questo punto la dama si è tirata fuori dai giochi ed è tornata al suo posto. Il cavaliere è uscito anche con Rita e tra loro c'è stato un bacio. Siccome non c'è stato il trasporto aspettato, Marco è uscito con Lucy. Rita, a sua volta, uscirà con Salvo, il quale le chiede chiarimenti sul bacio dato al rivale. La dama spiega che è stato voluto da lei per capire se ci fosse o meno trasporto. Intanto Anna dichiara di aver chiarito con Giorgio in occasione del compleanno della mamma della bionda. Questo scaturisce il solito teatrino da parte di Gemma. La situazione tra Ida e Riccardo si complica a causa di Angelo. Ida, dopo aver sentito Riccardo, Angelo e Gianluca, liquida quest'ultimo. Lei e Angelo, invece, hanno fatto colazione insieme. Riccardo è molto preoccupato perché Ida continua a conoscere sempre nuove persone. A questo punto la conduttrice li invita ad uscire insieme, ma lui deve capire se vuole continuare a conoscerla. Riccardo in realtà sta conoscendo Donatella, ma lei esce anche con Thomas. Sossio sta conoscendo Melania e entrambi sono felici della conoscenza.